Il TAR della Toscana ha rinviato la sentenza sul decreto di VIA per il nuovo aeroporto di Peretola al pronunciamento della Corte Costituzionale sul decreto legislativo 104-2017 su cui si basa la VIA per la nuova pista del Vespucci che porterà decolli e atterraggi sulla Piana e su Prato. È quanto deciso stamani al termine dell'udienza che ha visto contrapposti i comitati e i comuni contrari al progetto e ENAC con Toscana Aeroporti, gestore dello scalo fiorentino. Lo ha deciso il presidente del TAR toscano. D'altronde, se la Corte Costituzionale chiamata a esprimersi sul ricorso di ben 8 regioni annullasse il decreto 104-2017, il TAR non avrebbe più niente su cui esprimersi perché il decreto di VIA sarebbe automaticamente nullo. Nel caso l'impianto normativo del decreto di VIA venga giudicato conforme alla Costituzione, il TAR riprenderà l'iter per giudicare nel merito il ricorso contro lo stesso decreto. Sempre il presidente del TAR ha garantito che il procedimento a quel punto avrà un canale prioritario per arrivare alla sentenza il più velocemente possibile. Sarà quindi fissata l'udienza subito dopo il responso della Corte, che non dovrebbe tardare dato che l'udienza con gli 8 ricorrenti si è tenuta lo scorso 19 giugno, quasi 6 mesi fa. Intanto la conferenza dei servizi è stata rinviata al 7 dicembre, avrebbe dovuto tenersi venerdì prossimo, ma ENAC ha formalizzato al Ministero dei Trasporti una richiesta di posticipo. Il motivo sarebbe legato al recepimento delle prescrizioni dettate dalla delibera di giunta regionale dell'11 ottobre in merito alla prevista opera di laminazione idraulica e riqualificazione ecologica paesaggistica dell'area, in località il piano di Manetti nel comune di Signa, dove sarebbe prevista la ricollocazione del lago di Peretola. La legge prevede 30 giorni di preavviso per l'espressione del proprio parere da parte di tutti gli enti interessati e la data del 9 novembre non avrebbe rispettato tale termine. Anche in questo caso è la Corte Costituzionale che potrebbe fare la differenza. Se in questo mese arrivasse la sentenza che annulla il decreto 104-2017, anche la conferenza dei servizi non avrebbe più ragion d'essere.